Ciao ragazzi! Non è una bellissima vigilia di Natale? È la notte perfetta per gustare una tazza di cioccolata calda con un amico. Wow, che cos'è stato? Come? Pensi che Babbo Natale sia appena atterrato sul tetto? Cosa pensi di fare, Rocky? Non puoi salire su per il camino. Oh, vorresti infilarci solo la testa per vedere se riesci a individuare Babbo Natale? Baby Hector, tu controlla il tetto. Accidenti! Rocky, c'è un sacco di fuliggine lassù. Oh, niente Babbo Natale. Era solo un mattone allentato che si muoveva e che ha fatto cadere tutta quella fuliggine. Farai meglio ad andare all'autolavaggio di Tom a farti ripulire, Rocky. Ciao Tom! Indovina cosa ha cercato di fare Rocky? Guardare su per il camino di Baby Hector per incontrare Babbo Natale! Puoi aiutarlo a ritornare pulito per Natale? Grande! Andiamo dentro! Qual è il primo passo, Tom? Ovviamente! Usare la doccia per spruzzare acqua su Rocky in modo che il sapone faccia schiuma. Ciao, baby Tom! Cosa stai combinando? Aiuti tuo padre? Sciocchino! Volevi solo soffiare su Rocky in modo da vedere le nuvole di fuliggine, vero? Meglio correre via, baby Tom, o finirai col fare una doccia anche tu! Ora che Rocky è bagnato, cosa si fa, Tom? Arriva il sapone per levare lo strato superficiale di fuliggine. È difficile portar via la fuliggine quando è tanta, Rocky? Come toglierai la fuliggine rimasta, Tom? Una gomma? Veramente? Lo stai proprio lisciando, Tom? Ehi, ha funzionato! La fuliggine è venuta via completamente! È tempo di un veloce risciacquo! E infine dell'asciugatura, Rocky! Ecco fatto, Rocky. Sei a posto. Non dimenticare di fermarti allo stand dei dolcetti mentre esci.
una gomma da masticare. Assomiglia quasi alla gomma di prima. Grazie per il tuo aiuto, Tom. Rocky ha un aspetto fantastico ora. Ci vediamo la prossima volta, amici. Buon Natale! L'autolavaggio di Tom. Jerry probabilmente si sta allenando per una gara e con una prestazione del genere è sicuro di vincere. Ma i giudici non saranno impressionati da tutto quel fango sulla sua carrozzeria. Non ti preoccupare, Jerry, c'è ancora un sacco di tempo per andarti a far ripulire all'autolavaggio di Tom. Ehi, Tom, Jerry ha bisogno di un bel lavaggio prima della sua gara di questo pomeriggio. Puoi aiutarlo? Grande! Jerry, puoi andare dentro. Tom farà funzionare le sue macchine dalla sala di controllo. Cominciamo spruzzando Jerry con un po' d'acqua pulita. C'è ancora un sacco di fango sulla carrozzeria di Jerry. Servirà molto sapone per rimuoverlo. Stai diventando più bello di minuto in minuto, Jerry. È il momento di attivare i rulli. E ora cominciamo a strofinare via quelle incrostazioni di fango. Hai ragione, Tom. Le spazzole potrebbero graffiare la vernice di Jerry. È meglio utilizzare le spugne. Pronto, Jerry? Ottimo lavoro! Oh, aspetta un attimo! Ti servirà anche una lavatina ai denti! Sono sporchi luridi! Spalanca bene, Jerry! Arrivano le spazzole! Questo sì che è un sorriso da vincitore! Andiamo a risciacquarti e ad asciugarti! Rimani lì, Jerry! Arrivano gli essiccatori! Buona idea, Tom! Una lucidatura a cera manterrà Jerry pulito durante la sua gara. Di sicuro ora l'aspetto di un campione ce l'hai, Jerry. È meglio che tu vada a prepararti per la corsa.
Ehi, guardate un po' qua, è uscito il sole! Grazie per il tuo aiuto, Tom! E in bocca al lupo per la gara, Jerry! Ehi, hey Ben! Dura giornata di lavoro? Sembra che ti serva una bella lavata! Oh no, Ben! Ah, ora sì che hai veramente bisogno di un autolavaggio! Andiamo da Tom. Ho sentito che ha appena aperto un nuovo posto, un autolavaggio. Ciao Tom, guarda, hai un visitatore. Andiamo. Tom? Ben? Siete pronti? In primo luogo, spruzziamo Ben con dell'acqua. Ora useremo del sapone. È il momento dei rulli di lavaggio. Che cosa avviene adesso, Tom? Ah, ok, le spazzole. Adesso risciacquiamo Ben. E infine l'asciugatura. Wow, Ben, sembri nuovo di zecca. Grazie mille, Tom. Penso che tu possa tornare a casa, Ben. Ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Ehi là, Penny. Stai andando alla festa di compleanno di Matt anche tu? Fantastico. Andiamoci insieme, allora. Buon compleanno, Matt! Oh, quella torta ha un aspetto delizioso, Charlie! Oh, oh, ti sta scivolando! Oh, cavolo! Non è niente, Penny, aggiusteremo tutto! Charlie ha ragione, l'autolavaggio di Tom ti farà tornare pulita in un baleno! Vieni, dai! Segui Tom, Penny. Lui si prenderà cura di te. A cosa pensi, Tom? Mi chiedo che cosa stia escogitando. A
cosa pensi, Tom? Oh, che cosa fanno quelli? Mi chiedo che cosa faccia questa stanza. Oh, sono bolle di sapone! Non farle entrare negli occhi, Penny! Bruciano! Caspita! Sembra che qualcuno qui soffra di solletico! Che cosa viene adesso? Capisco. Bella pensata, Tom. Solo la spugna può portare via le scagliette di zucchero appiccicate. Bel lavoro, Tom. Abbiamo quasi finito, Penny. Dobbiamo solo risciacquarti e asciugarti. Ancora un momento, Penny. Non è ancora ora di andare. Sei ancora tutta bagnata. Abbiamo quasi finito. Sei bellissima, Penny. Come ti senti? Grande idea! Torniamocene alla festa! Ragazzi, guardate chi è tornato! Un cupcake! Che pensiero gentile, Charlie! Beh, almeno tu non avrai bisogno dell'autolavaggio. Grazie ancora, Tom. Arrivederci, amici. L'autolavaggio di Tom. Ciao, Dane. Accidenti, sei sporchissimo. Hai appena finito un grosso lavoro di demolizione? Meglio andare all'autolavaggio di Tom per farti dare una ripulita. Ciao, Tom! Stai dipingendo un nuovo cartello per il tuo autolavaggio? Molto bello! Dane è un po' sporchino, Tom! In realtà è sporco lurido! Da che cosa si comincia, Tom? Un getto d'acqua per rimuovere il primo strato di polvere e sporco. Bene, la polvere sta cominciando a sciogliersi. Questo è un buon inizio. Cosa c'è poi, Tom? Il parabrezza. Buona idea. È incredibile che Dane potesse vedere anche solo per venire qui. Direi che ha funzionato.
È il momento di una bella dose di doccia schiuma, Dane. Bene, ora ci sbarazzeremo di tutta quella polvere una volta per tutte. Ora è il momento delle spugne, vero Tom? Ci si sente bene, non è vero, Dane? Come un massaggio! E ora si sciacquano via quelle bolle. È tempo di accendere gli essiccatori. È tutto, Tom? Hai finito di pulire Dane? Buona idea! Un po' di lucido ci starebbe bene! Wow, Dane, hai un aspetto meraviglioso! Resta lì, Dane! Sei passato su della vernice! Tom ha bisogno del suo secchio! Meno male che non ha fatto a tempo ad asciugare. Sei bellissimo, Dane. Grazie di tutto, Tom. Arrivederci, ragazzi. Alla prossima!